Vado. Ciao, ciao. Parlavamo prima squadra, Parma grande squadra, grandi qualità, però invece il primo tempo se l'è giocata, è stata una parte equilibrata, e se il gol di Mancini che è fuori tanto così è buono, o forse cambiava l'inerzia della partita. Sì, sì, anche la mia lettura è stata quella anche del campo, la sensazione era che anche noi potevamo essere pericolosi, mi ha detto che Mancini di pochissimo era oltre, il rigore che era, non so cosa è successo, di Perto, quindi dai, ci sono tante occasioni anche per noi. Poi loro sì davanti hanno qualità anche per Mbappé, ha fatto un gol incredibile. Ce la siamo giocata a viso aperto, comunque contro una squadra che è prima in classifica, che sta dimostrando che è la più forte del campionato. E quindi penso che del primo tempo siamo contenti, poi il secondo probabilmente un po' di stanchezza, penso che i ritmi sono un po' abbassati, però la prestazione c'è stata, poi sicuramente il risultato non ci soddisfa, però i nostri obiettivi sono anche diversi da quello del Faro, quindi dobbiamo solo tenere i piedi per terra e continuare a lavorare così. Mi dà qualche consapevolezza in più questa partita, nonostante il risultato, che anche secondo me, io all'intervallo commentavo con lui e dicevo Brescia c'è poco da rimproverare, se poi hanno trovato due gol più forti, Brescia può essere giocato. Sì, sì, già prima della partita ci dicevamo che oggi era una partita dove potevamo un po' vedere a che livello eravamo. Dopo, ripeto, il Parma mi ha impressionato per la qualità che ha davanti. E noi abbiamo dei nostri concetti, che lavoriamo col mister e cerchiamo ogni giorno di migliorare. Quindi non siamo anche se avessimo dovuto fare un altro risultato, cioè se avessimo fatto un altro risultato, saremmo qui a parlare delle stesse cose, che dobbiamo comunque migliorare e lavorare, perché la stagione è lunga e non possiamo fare altri tipi di ragionamenti. Ecco, a proposito dei concetti che vi sta passando il mister, stiamo raccogliendo un po' di sensazioni in queste settimane, ovviamente senza volergli mancare di rispetto a nessuno, però evidentemente qualcosa è cambiato nel lavoro, nell'atteggiamento, dall'interno. Qual è la cosa che ti colpisce di più in termini della crescita che avete avuto? Siete cresciuti tatticamente, siete cresciuti nello spirito, nella mentalità? Cosa vi ha dato Marani in queste settimane? Oh, sicuramente il mister, quando è arrivato, ha una filosofia sua e sta cercando di trasmetterci quello che è anche la sua esperienza. E noi cerchiamo solo di applicarci ogni giorno. Dopo ognuno ha il suo modo di vivere il calcio e io cerco sempre di prendere qualcosa da chiunque può insegnarti nel calcio qualcosa. E prima era un periodo che non andavamo benissimo e adesso c'erano le cose un po' meglio. Sicuramente non dobbiamo, come nella sconfitta di oggi, abbatterci e continuare sul nostro lavoro. Quindi anche penso alla scorsa stagione, che ci abbia insegnato tanto, che non dobbiamo mai mollare e lottare sempre. Questo è un po' quello che ci diciamo ogni giorno. Sotto l'aspetto personale, il rinnovo di contratto ti ha dato una spinta, una forza in più, perché comunque è il tuo lavoro, quindi credo che sia stata una cosa che ti ha fatto molto piacere. Sì, mi ha fatto piacere. Devo dire che la mia estate non è stata semplice, però il mio obiettivo era giornaliero, cercavo sempre di dare il mio massimo e pensare sicuramente a me stesso, pensare al Brescia e pensare al calcio, che è quello che mi piace fare da quando sono bambino. Quindi ogni giorno, nonostante le voci e tutto quello che usciva, non mi colpiva più di tanto, perché questi erano i miei pensieri. Oggi che ho rinnovato, sono sicuramente, il mio stato d'animo è diverso, però i miei pensieri rimangono più o meno gli stessi, quindi penso a lavorare ogni giorno per il Brescia e poi sicuramente è una cosa contrattuale che ho diversa da prima, però la mia ambizione è sempre quella di migliorarmi, di sognare un po' con Brescia e di lottare in ogni partita, ogni allenamento, quindi da quel punto di vista è uguale. Ecco. Che ruolo può giocare il Brescia nel campionato? Perché comunque vi siete arrivati a giocare la partita la prima del turno col Modena, che si dice sempre in un'altra dimensione, diciamo. No, ma come si dice in questi casi, sembrano un po' cose dette, già fatte. Noi dobbiamo guardarci dietro e dobbiamo pensare solamente a salvarci. Poi dopo quello che succederà non lo so, però non possiamo pensare ad altro, sarebbe un po'
po' superficiale, dobbiamo essere concreti, avere i piedi per terra e pensare che il nostro obiettivo è quello. Dopo tutto quello che succede diverso, gli diamo il benvenuto. Ecco. Davide, ciao, Lorenzo Faro, Sport Parma. Domanda viene abbastanza scontata con te, sei nato a Parma, oggi è una partita piuttosto speciale, immagino parlavi di sogni, non so quante altre volte ti sia capitato di giocare contro il Parma, che sogni avevi alla vigilia di questa partita? Sì, ho già giocato parecchie volte, perché anche in C qualche volta ho giocato contro, abbiamo già giocato contro l'anno scorso, quindi è una cosa che ormai si ripete. Che sentimenti nutri alla vigilia di questa sfida? No, ormai comincio ad abituarmi, però fa sempre un po' di effetto, avendo fatto comunque tutte le giovanili a Parma, è una partita piacevole dove comunque gioco contro la squadra della mia città e lo vivo comunque con un po' di sana competizione, di voler comunque dimostrare che voglio far bene anche contro il Parma, però non ho altre sensazioni, comunque non ho tutti quei compagni che ho avuto nel mio passato, nel Parma non ne sono rimasti, quindi mi sembra un Parma un po' la sensazione che ho diverso dai parmigiani, quindi a parte sugli spalti qualche mio amico è venuto a vedermi, però non li trovo semmai il parmigiano vero da avversario. Questa è una cosa un po' particolare, però è quello che un po' che sento. Infatti ci tenevo a dire che invece qua a Brescia nei giocatori sento tanta brescianità, è una cosa che mi piace molto e che mi fa sentire anche a me un po' bresciano, è una cosa piacevole. Ma un po' di sentimento di rivalsa, passami il termine, no? Perché comunque è sempre bello vedere il profeta in patria riuscire ad arrivare per prima squadra. A Parma negli ultimi anni in pochi ce la stanno facendo, o meglio, nel recente passato quasi nessuno, penso anche a Cerri che di Parma come te, è dovuto andare in altri livelli, c'è stato di mezzo fallimento, però visto che parlavi di Serie C, Serie B negli anni scorsi, qualche occasione per giocare contro c'è stata, ma una telefonata per dire Adorni vieni a Parma a giocare quest'anno? No, c'era stata forse qualche anno fa quando ero in C, però niente di concreto. Una situazione un po' particolare, però l'ho vissuta, ti ripeto, bene, semmai da parmigiano ho sentito più la predella reggiana, che era il derby. E quando eravamo ragazzini cantavamo nei pullman, era stata una cosa piacevole anche quella, però di parmigiani forse c'era Santurro, il portiere con cui sono molto amico, però di altre cose non sono poco legato ultimamente. L'ultima da parte mia, Parma che ha più 6 sulla coppia di seconde Venezia Como, da parmigiano che gioca nel Brescia, quindi anche con un occhio critico, come vedi questa stagione di Serie B, secondo te questo è poi il segnale che dà un indirizzo al resto del campionato, quantomeno per la lotta al primo posto? Sì, già sulla carta il Parma penso che fosse una delle pretendenti a vincere. Con la Cremonese mi ha impressionato anche come rosa, come squadra, quindi sì, sicuramente sta dimostrando il Parma di stare là davanti. Dopo la B dicono tutti che è imprevedibile, può succedere di tutto. Ad oggi dico che sì, il Parma è quella squadra che è un po' staccato dalle altre. Grazie. Te la chiudo velocissima, sì. Andando proprio sul sodo, il campo si va sempre per vincere, però prima di Catanzaro, fuori, Parma in casa, due punticini forse, posto, ripeto, che si gioca sempre per vincere, li avremmo firmati, abbiamo fatti comunque 3. Sì, diciamo che quando sei dalla parte di qui non stiamo a fare troppi calcoli, e quindi, come dicevi, andiamo in campo per vincere, dopo a Catanzaro ci siamo riusciti, oggi no. Ripeto, per l'obiettivo nostro è la salvezza, penso che siamo in linea, non dobbiamo abbassare la guardia, quindi quello sicuramente è una cosa che pensiamo, però altri calcoli non li facciamo. Sì, esatto. L'ultima anche per quanto mi riguarda, correggimi ovviamente se mi sbaglio, però tu in una difesa 3 mi sembra abbia più una vocazione forse da centrale, anche per la facilità del centrale dei 3. Per la facilità magari che hai anche nell'impostare il gioco, e lo dice credo anche la tua storia. E ti stiamo vedendo però sempre alla braccetta, anche perché in mezzo c'è Cistana. Ti chiedo se per te lo stesso, se magari addirittura preferisci fare il braccetto, se fa qualche differenza, come ti trovi in quel ruolo, se preferiresti giocare più in mezzo. No, mi trovo bene che da braccetto.
E comunque è una cosa che noi impostiamo quando abbiamo la palla, quindi senza palla diventiamo quasi due centrali, quindi sicuramente giocare a destra, io avendo giocato ultimamente spesso a sinistra, vedo che è un po' più semplice, tra virgolette, perché ti trovi sempre sul tuo piede forte. E poi da centrale io ho giocato solo in C a Sant'Arcangelo, giocavamo a tre, facevo il perno, come lo chiamano. Però anche a destra devo dire che mi piace molto, hai giocato sicuramente un po' diverse, però abbiamo tante soluzioni, proviamo tante cose, quindi è stimolante anche da giocare al braccetto, mi piace. Posto? Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao.